Buongiorno a tutti ragazzi, ebbene sì, finalmente mi è arrivata la push inbox primaverile. Ragazzi, la stavo aspettando da un secolo, mi è arrivata qualche giorno fa e niente, finalmente possiamo andarla ad aprire e scoprire che cosa c'è questa volta, visto che niente ragazzi, questa rimane sempre la box più bella del mondo, non c'è niente da fare, anche perché con push in, come potrebbe non esserla? Ragazzi, prima di passare direttamente alla box, voglio farvi un brevissimo tutorial su come si fa ad acquistare, perché sia con questa box che con le altre mi viene richiesto molto spesso, ma adesso vi faccio vedere, è facilissimo. Allora, io sono già qui pronta su Google, ho già scritto push in box, quindi cerchiamo. Questa appunto è la push in box, andate sul risultato, io di solito ignoro quelli con gli annunci, quindi secondo. E questo è il sito. Come funziona? Vedete, qui c'è, ci sono vabbè, tutte le informazioni eccetera. Clicco qui sulla scritta verde sign up, registrati, e si può appunto selezionare. Allora, e ci sono appunto due cose che potete scegliere. Potete scegliere di rinnovarla ogni mese, che è questa cosa a sinistra, e quindi la pagate $43 l'una. Oppure potete fare il contratto annuale, quindi ve li scala una volta all'anno, e di conseguenza se fate questo la box singola l'andate a pagare un po' meno. E niente, voi selezionate, mettete i vostri dati di pagamento, che sarà una carta di credito o cosa del genere, e basta in sostanza, è così che si fa, è facilissimo, ed è così con tutte le box poi. Sì, questa costa un po' di più, però sapete che la roba di Pushin costa tanto, quindi in realtà se andate a prendere le cose singole è un ottimo prezzo. Allora, pesa tantissimo, e niente, questa volta è così, con semplicemente il cappellino, per il resto non ha niente di particolare, direi le solite zampine, la solita codina, e niente, apriamo e vediamo, cioè vediamo per modo di dire, perché sapete che io pesco una cosa alla volta perché non voglio spoilerarmi nulla. Carino, fuori dall'ufficio, che carino. Allora, vediamo un po' ragazzi, che cosa vado a pescare, una cosa morbida. Amore, un piccolo pushin con una felpa, credo. Vediamo subito. Allora, è un classico pupazzo, sotto a questa quelle palline per farlo stare in equilibrio in sostanza. E oh, si muove. E niente, è fatto così con... Oh, amore, ha il cappuccio. È carinissimo. È abbastanza semplice, però è tanto tanto carino. Vabbè, è pushin, è ovvio. Ah, ma si può togliere? No, vabbè, bellissimo. Si può proprio togliere la felpa. Non lo farò perché sennò non riesco più a rinfilarci le zampine. Povera patatina. Ogni tanto mi dimentico che pushin è una femmina. E niente, è fatto così, è bellissimo. Poi passiamo ad altro. E cos'è? No, vabbè. Oh mio Dio. Allora, intanto ringrazio perché non ho un marsupio. E questo filo in eccesso lo taglio subito, tipo. Ecco, allora è questo marsupio bellissimo con pushin, con i pattini, guardate che carina, ha il cappellino come nella scatola e i pattini, poi vabbè il marsupio è azzurro con i dettagli rose ed è fatto di questo materiale molto sportivo, non lo so, non sembra troppo comodo perché ha una taschina molto, ha un buco molto piccolino, vedete che la cerniera è minuscola. Però vabbè, c'è un marsupio, non è che ci possa stare chissà cosa. E niente ragazzi, lo adoro! Per quelle pochissime volte che nella vita in cui io mi decido ad andare a fare una bella camminata di qualche chilometro, è molto comodo per metterci il telefono, le chiavi, eccetera. Apprezzo moltissimo, anche perché dai, cioè, ecco, guardate quanto è carina, amore! È bellissima! E poi anche l'abbinamento di colori mi piace tantissimo. Quindi adoro anche questo. Ma cosa mi fa pensare che c'è molto azzurro in questa box, così, giusto, a occhio. Poi, mi sa che qui c'è la figure, che sapete che io adoro. Oh mio Dio, è pushin con i pattini, davvero. Oddio, è bellissima. Oh, mamma mia, ragazzi. Roller skating pushin, adoro. Ok, allora, tiriamola fuori, sapete che questa la voglio sempre vedere meglio possibile. Tra l'altro ragazzi, a me si è rotta una di queste, statuette, quella con Pushin con in mano i palloncini. Il braccino di Pushin e i palloncini si sono staccati, non riesco a riattaccarli perché si attaccano da una parte minuscola e i palloncini sono enormi. Niente, qua c'è Pushin appunto con i pattini, con questo piede un po' indietro perché appunto si sta spingendo. No, c'è un graffettino qui.
Però bellissimo, amore. Sapete che io adoro queste cose, sono le cose che mi piacciono di più di Pushin. E il problema è che nella mensola dove le sto mettendo tutte non c'è davvero più spazio. Non so come fare a metterle tutte. Ma troverò il modo come sempre. Ogni volta dico non ce ne stanno più e invece riesco. Mi piace moltissimo, è veramente moltissimo. Però devo dire che nelle ultime box stanno mettendo cose meno fantasiose di prima, secondo me. Però vabbè, è sempre bellissimo. Poi... questo cosa... oh, che cos'è bellissimo! Un portachiavi magnetico. Cosa? Spiegatemi! Non ho ben capito. No, continuo... cioè, si appende e le chiavi rimangono appese, tipo? No, vabbè, sotto si appendono, guardate! Ho preso le chiavi di casa, sì, per far la prova. Cioè, ok, non... funziona. Tende a staccarsi perché le mie chiavi sono pesanti, ma è fantastico. Cioè, si appendono sotto. Bellissimo! Ops... bellissimo, che cosa carina. Cioè non credo che lo userò perché appunto le mie chiavi sono pesanti, non stanno su. Però è una cosa veramente carinissima, non sapevo esistesse una cosa del genere, bellissimo. Si sa che nelle cose di, nelle box di Pushin ci sono sempre delle cose un sacco carine e particolari. Donna, ci sono ancora un sacco di cose qua dentro, aiuto. Oddio, oh mio Dio, bellissime. Ci sono queste calze che sono bellissime, intanto per cominciare con le righe, così mi piacciono un sacco. E c'è qui, cucito Pushin, e niente, sono fatte così. Che numero sono? Che taglia sono? Anzi, magari. È sostanzialmente tutto poliestere e la taglia non c'è, va bene. Spero che mi vada... oddio, sono belle elastiche, dovrebbero andarmi bene. Sono bellissime! Adoro, adesso con la primavera, con i pantaloni un po' più corti, con le calze un po' fuori, bellissime. Però boh, a me non sembrano così sintetiche. Vabbè, eppure è tutto sintetico, c'è scritto proprio. Molto belle. No vabbè, un calendario con i cubi di legno. Ma davvero, ma dove le trovano queste idee così strane? Allora, no, bellissimo. Bellissimo, allora. Allora, a parte che qua vedo un graffio che si vede in controluce, e no, non l'ho fatto io a prenderlo, c'era già. E come funziona? Si sceglie il mese, quindi oggi è il 28, ed è senz'altro un modo molto strano, ma ecco qui la giornata di oggi, è un calendario molto molto carino. Non so se mi ricorderò mai di cambiare le date, no, non penso, però comunque, oh mio Dio, quanto è bellina sta cosa. Di legno, è totalmente di legno e ricorda quei giochini per bambini appunto con le cose di legno. Bellissimo, veramente un sacco carina sta cosa. Come dicevo, geniali, idee geniali. Mettiamolo via intanto e proseguiamo perché c'è ancora un po' di roba qua dentro. La corda da saltare, credo. Sì, è una corda per saltare la corda. Ma che carina. Una volta ero brava, non la uso da secoli. Dai, ma guardate che bella. Vabbè, non la sto adesso a slegare perché per ora non la uso. Ma sono sicura che presto la userò perché voglio provare, visto che mi piaceva un sacco. Ma, cioè, questa sì che è una bella corda con le piccole Pushin davanti. Che carina. Mi sembra un po' delicata, eh. Molto di plastica sottile. Però vabbè, non è che la parte più resistente deve essere questa in sostanza. Troppo carina, ragazzi. Bellissima. Vedete, vogliono spingermi a fare sport tra la corda e il marsupio per andare a fare le mie belle camminate. Allora, questo cos'è, un asciugamano? È un tappetino da yoga, ve l'ho detto che vogliono spingermi a fare sport. In effetti fuori dall'ufficio, beh non è che io fuori, non è che fuori dall'ufficio si possa fare solo sport, però cioè insomma. Allora, oddio, e vabbè, ovviamente è enorme, quindi adesso lo apro e ve lo faccio vedere. E quando ho detto enorme intendevo proprio enorme, guardate qua che roba. Guardate quanti Pushin, che fa vari sport. Ma qui sta sudando, ma cosa? Sì, insomma, come vedete è molto molto grande, appunto, un tappetino da yoga, quindi giusto così, bellissimo. Vediamo cos'altro c'è, mi sa che c'è l'ultima cosa, sì. No, è un kiwi. Ragazzi, questo è un kiwi. Insomma, gli impermeabili per la pioggia. Ecco, questo è più adatto per questo periodo. Ok, sto cercando di inquadrare per farvelo vedere. Spero si veda qualcosa, vabbè, è fatto proprio come se fosse una maglia, una felpa. C'è scritto out of office, è uno scioglilingua, con Pushin con gli occhiali e appunto è fatto così, con il cappuccio, eccetera, eccetera.
ed è impermeabile ovviamente. Spettacolo, perché parlavo giusto con la Lili che io ne devo prendere uno in questo periodo, anche lei. Quindi ora ce l'ho già, grande, evviva. Bene ragazzi, dovrebbe essere finita? Sì. Ecco qui appunto tutto quello che c'era. E niente ragazzi, come al solito le pushing box sono qualcosa di spettacolare, io le adoro tantissimo, sono sempre piene di cose carine, utili o bellissime idee. Io spero ragazzi che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo domani con le creazioni in resina. Ciao!